La qualificazione alle semifinali dei playoff di Serie B, inutile nasconderlo, è abbondantemente compromessa. Colpa della sconfitta esterna per 7-3 contro gli Umbri della Maran Nursia nella gara d'esordio dei triangolari della seconda fase e del pareggio di sabato scorso al Pala di Sfida Mario Borgia con il Futsal Cisternino. Questo palo colpito da Fedele nei secondi finali del derby contro i brindisini può risultare fatale al Futsal Barletta, che per continuare la propria avventura nei playoff deve sperare in un largo successo, almeno con 4 gol di scarto, della Maran Nursia a Cisternino nell'ultimo match del triangolare in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 16. Le speranze del futsal in buona sostanza sono parecchio ridotte, lo ammette con molta franchezza anche il direttore sportivo dei biancorossi Angelo Chisena. Vogliamo sognare, sogniamo, ma credo che ormai i giochi sono già fatti. È ovvio che noi, avendo visto il Nursia come si è espresso, ci aspettiamo anche lì una grande partita e credo che insomma sulla carta è nettamente superiore il Nursia, però vediamo che succede, aspettiamo finché non il campo non dice qual è il verdetto finale, ci speriamo, però insomma mi sembra chiaro che abbiamo perso una grandissima occasione con quel palo alla fine. Comunque vada, si dice in questi casi, sarà un successo per il futsal. Anche un'eventuale molto probabile eliminazione, infatti, non cancellerebbe quanto di buono è stato fatto nel corso di questa stagione. L'avvio in sordina è stato riscattato da un girone di ritorno sontuoso con 29 punti ottenuti sui 36 a disposizione dalla seconda qualificazione ai playoff di Serie B della propria storia e dal successo nel derby contro il Cristian Barletta nel primo turno degli spareggi promozione. Inevitabile ora staccare la spina prima di pensare a programmare anche il futuro. Non penso a ripartire, penso solo a staccare, perché è stata una stagione veramente estenuante, quindi ora ho bisogno di resettare, staccare un po' da tutto e ricaricare le batterie per poter ripartire alla grande, perché comunque la Futsal Barletta c'è e ci sarà alla grande anche l'anno prossimo.